Una donna trova sempre la vitamina C. Una donna è destinata a trovare sempre e comunque la vitamina C. Buongiorno a tutti, esimi utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano, dietro di me, alla mia sinistra, un meraviglioso tronco. È il tronco della felicità? No, non credo che sia quello della felicità, però faccio presente che a spoglio non ci sono foglie, va bene? Oggi fa un freddo pazzesco, inderecondo in mondo, oltre che ad esserci un vento molto forte. Speriamo che non venga a disturbare questo video che sto realizzando or ora per voi, perché altrimenti lo dovrò andare a rifare e a me francamente non mi va. Allora, una donna o una ragazza, secondo la mia opinione, è destinata a trovare sempre e comunque la vitamina C. Qualcuno mi chiederà: canascitare? Canascitare? Sì, caro, dimmi pure, bello mio, caro mio. Che cos'è la vitamina C? Scusa, ma ti riferisci alla vitamina, quindi quella che si trova dentro di facto all'arancia? Quella che si trova di facto nei mandarini, per caso, caro conoscitore? E no, caro mio, e no, bello mio. Mi riferisco, caro mio, amico mio, bello mio, al simpatico scettro magico, al meraviglioso scettro magico che tutti noi uomini, ragazzi, fanciulli, abbiamo tra le gambe, va bene? Una donna, infatti, basta che fa uno schiocco di dita, oppure basta che va in qualsiasi social network, a partire dal più famoso che secondo me è Twitter, e scusatemi, Facebook, fino ad arrivare a X, ex Twitter, che è di proprietà ora di Elon Musk, Instagram, Badoo, Chew, Tinder, e apriti cielo che avrà la schiera di uccelli, avrà la schiera di vitamina C. La vitamina C, questa importante vitamina, la donna di oggi la troverà sempre e per sempre, anche se è un mostro. Come già vi ho detto, infatti, abbondantemente, una donna basta che si metta una bella minigonna corta, seppure magari è un po' obesa, no? Mostra un po' di décolleté, un po' di coscetta, un po' di gamba, un po' di seno e apriti cielo, dalle gabbie volano fuori una marea di uccelli. E la tanta, o meglio, una marea di vitamina C arriverà per lei, fanciulla, donna, ragazza. Ecco, io sono molto sincero con voi. Se fossi donna, innanzitutto mi farei sport da combattimento, MMA, per esempio karate, judo e via di seguito. Cioè, io farei proprio sport da combattimento. Girerei sempre con lo spray al peperoncino nella mia borsettina e stare sempre attenta. In estate eviterei addirittura di vestirmi con la minigonna corta perché avrei sempre paura di ritrovarmi qualche lurido porco schifoso che mi guardi insistentemente, mi fa il fischiettino oppure mi vuole toccare gambe, glutei, tette e via di seguito. E quindi io sarei, diciamo così, molto impaurita, terrorizzata all'idea di essere una donna di oggi, ben sapendo che andrei a fare sicuramente sport da combattimento, karate, oppure sport che vadano a proteggermi contro un uomo o contro un ragazzo. Va bene? Ora, io non sono cattivo e ben me ne guardo dall'esserlo perché sono una persona buona, però quando vedo che ci sono degli uomini, no, che continuano ad approfittarsi di donne, lì mi viene veramente la voglia di spaccargli il naso, va bene? Mia opinione sia ben chiaro, non sto dicendo che questo accade sicuramente, però la voglia sembra quasi essere quella di mandare a quel paese e spaccargli il naso. Punto e capo. Ora, veniamo un attimino ad affrontare meglio il discorso, mi prenderò altri 2 minuti, non di più, non voglio essere pedante con voi. A una donna basta poco. C'era Giobbe Covatta che disse una pubblicità famosa sul canale 5: basta poco, che ce vo'? Ecco, per una donna è la stessa cosa. Basta poco, che ce vo'? Cioè, la donna riesce in qualche modo, barra in qualche maniera, sempre a fottere.
no a prendervi in giro, inteso come fare l'amore. Troverà sempre uomini disposti a timbrarla, punto. Ma anche se è brutta, sì. Io ho visto su Facebook, ragazzi, io ho visto mostri orribili, gli Scorpions su Facebook, in formato femminile, e vi posso andare a garantire che era pieno di uomini che volevano fottersi questi Scorpions femminili. Io rimanevo scioccato, no? Una volta ci fu una donna che in un gruppo pubblicò, lei praticamente mezza nuda, era pesante circa 170 kg, non sto scherzando, però si era messa le autoreggenti, le calze a rete, e tacchi altissimi, eppure c'erano uomini che scrivevano: sei magnifica, mi fai impazzire, ti voglio. Voi immaginatevi quella stessa donna senza quegli abiti sexy, che cosa potrebbe essere, raga? Da vomito, da vomito. Eppure gli uomini dicono: va bene, mi sta bene, mi piace, ti voglio fare. Ecco, questa è la realtà di oggi, quindi non ci prendiamo per il culo, raga. E ricordatevi che quando trovate un uomo che fa queste cose, che dice queste cose, beh, a volte mi viene voglia di diventare una donna. No, non sto scherzando, sono sincero con voi. Bene, iscrivetevi al canale, mi raccomando, Il Conoscitore Italiano. Fatemi sapere cosa ne pensate e guardate che spettacolare giornata oggi. Ragazzi, non c'è neanche una nuvola. Il vento di oggi, freddo e tremendo, ha tolto tutte le nuvole, le ha spazzate via. Ciao!